Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la politica, perché Sinistra Italiana Verdi correrà alle prossime elezioni politiche anche in Abruzzo. Oggi a Pescara la presentazione dei candidati e del programma, priorità al problema del cambiamento climatico. Il servizio è di Paolo Renzetti. Qual è il programma politico di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e cosa proponete ai cittadini abruzzesi? Innanzitutto il programma è un programma vasto, incentrato sulla giustizia sociale e la giustizia ambientale. Proponiamo ai nostri cittadini una visione nuova, soprattutto per quanto riguarda la giustizia ambientale. Vediamo nei nostri giorni come il clima è cambiato e c'è una richiesta di introdurre novità proprio per combattere questo cambiamento climatico. Abbiamo un programma vasto per quanto riguarda il cambiamento climatico, abbiamo intenzione di iniziare ad introdurre delle novità, soprattutto incentrate sulle rinnovabili. Chiediamo alla cittadinanza di efficientare e di risparmiare a livello energetico, ma dobbiamo incentivare affinché questo possa avvenire con il supporto delle istituzioni. Da un punto di vista prettamente politico, oggi c'è questa presentazione dei candidati ritardata di qualche giorno dopo un'iniziale esclusione del vostro movimento e poi l'accoglimento del ricorso. Sì, siamo molto contenti che la lista sia stata riammessa. Riteniamo che sia giusto che la cittadinanza abbia il diritto di votare come crede. È stato un errore formale, l'errore umano, ma siamo contenti di essere riusciti a sanarlo. Cambiamo argomento, adesso è attesa per il 13 settembre per la sentenza del Consiglio di Stato sulla sospensiva richiesta dalla ditta Marco Finori contro per l'affidamento delle stazioni turistiche di Pratoselva e Prati di Tivo alla ditta Fratelli Persia di Totea di Crognaleto. Intanto la gestione temporanea per agosto e settembre è ancora affidata alla Finori. Dopo il rigetto del ricorso al TAR per difetto di giurisdizione, rispetto al ricorso presentato dalla ditta Marco Finori, la Gran Sasso Teramano SPA, proprietaria degli impianti, è in attesa della sentenza del Consiglio di Stato per indirizzare il futuro del comprensorio montano Teramano nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga. Azione dimostrativa dei titolari di piccole imprese ed esercenti di Confcommercio e Federdistribuzione che questa mattina alle 12:15 hanno staccato per qualche istante la corrente elettrica nelle proprie attività per sensibilizzare sull'aumento del costo delle utenze. Sono le 12:15 in questo momento in tutti i locali d'Italia aderenti alla Confcommercio e alla Federdistribuzione. Si spengono le luci, viene staccata la corrente. Questa protesta per il caro bollette, Padovano. È una protesta simbolica per far arrivare un messaggio forte alle compagnie, al governo che si deve attivare subito per fare nel decreto aiuti un intervento a sostegno delle nostre attività, perché rischiamo, così come sta dicendo la canzone, l'estate sta finendo, ma finisce tutte le imprese che ci stanno nel circondario italiano, che è legato alla grande distribuzione anche. Da questo momento inizia la protesta perché noi vogliamo dimostrare a tutta l'opinione pubblica quanto è importante la presenza delle imprese e quanto è importante l'energia. Non si può dell'energia fare giocare a scacchi ad Amsterdam e giocare sulla pelle di tutto il paese. Quindi, se c'è un problema politico internazionale, è giusto che il governo Draghi intervenga subito con almeno 30 miliardi, perché è la somma sufficiente per arrivare a fine anno, sperando che questi conflitti internazionali finiscano al più presto e speriamo che dopo una pandemia ha fatto più danni il caro bollette che 2 anni di pandemia alle imprese. Le bollette in vetrina sono servite a far
capire di più quanto noi le imprese sta attraversando. Quindi c'è bisogno che le società ci diano più tempo per la dilazionare, per fare una rateizzazione. Non possiamo essere considerate per le imprese dei numeri, e quindi per il nostro settore, che è uno settore dove la programmazione dei prezzi avviene nei mesi di marzo, e quindi noi abbiamo venduto dei pacchetti turistici al prezzo e alle condizioni di marzo. Quindi questa preoccupazione deve interessare solo la Confcommercio e la Fede Distribuzione, o deve interessare di più adesso in questo momento gli appelli che stanno facendo i partiti a Draghi? Draghi deve mettere in piedi questo benedetto decreto. Primo bilancio positivo, quello stilato da Confartigianato Pescara riguardo le presenze turistiche in città nella stagione estiva che si avvia alla conclusione. Tra gli obiettivi c'è sicuramente quello di poter replicare questo boom durante le festività natalizie. Un'estate da incorniciare. Questo stando ad una primissima valutazione da parte di Confartigianato Pescara. Quella del 2022 è stata una stagione che ha visto la città tornare a livelli pre-Covid, a conferma di una forte vocazione turistica che dovrebbe aver convinto anche i più scettici. Una fase di ripresa importante che adesso andrà sostenuta e portata avanti con il massimo impegno. L'obiettivo posto dall'organizzazione a questo punto è la realizzazione di un tavolo permanente che lavori in maniera strutturale per l'intero anno, non solo sulla programmazione ma su tutto il contesto della promozione turistica della città di Pescara. Una struttura operativa di coordinamento alla quale prendano parte tutti gli attori che in qualche modo sono coinvolti nelle politiche turistiche del territorio, spiega il direttore Fabrizio Vianale. Si fa riferimento in primis all'amministrazione comunale, che avrebbe il ruolo di guida, senza dimenticare l'università, le scuole con indirizzo turistico, le istituzioni culturali e le associazioni, ma anche gli enti gestori dei servizi, i trasporti innanzitutto, Trenitalia, TUA, rappresentanti del porto turistico, della Saga e naturalmente associazioni dei commercianti, degli albergatori e categorie produttive. Dunque non solo spiaggia, ma attenzione anche alle opportunità offerte dai congressi e dalla convegnistica, dal turismo ambientale e culturale, con la valorizzazione anche dal punto di vista degli studi dei tanti musei di cui la città si è arricchita nel corso degli anni e delle iniziative che propongono. A giorni, conferma Confartigianato, ci sarà un incontro in municipio per sviluppare il programma per le festività natalizie. Non siamo in anticipo, afferma il presidente di Confartigianato Pescara Giancarlo Di Blasio. Il commercio ha bisogno di un forte sostegno in questo momento. Bisogna ragionare sia con eventi stagionali che con progetti strutturati durante più mesi dell'anno, in modo da restituire alla città quella dinamicità che era il suo marchio di fabbrica. L'assessorato all'agricoltura della regione Abruzzo ha ammesso al finanziamento, disponendo lo scorrimento della graduatoria, altre 108 domande di contributo finalizzato all'imboschimento e alla creazione di aree boscate in terreni agricoli ed ex agricoli mediante realizzazione di impianti tartufigeni. In tal modo sono state soddisfatte tutte le richieste a valere sull'edizione 2020 dell'avviso pubblico per la sottomisura 8.1 del programma di sviluppo rurale 2014-2022 approvata a gennaio per un totale di 1,9 milioni di euro. In prima battuta erano state 35 le istanze approvate e finanziate per 884 mila euro. Con le prime 35 domande, dichiara il vicepresidente della regione Abruzzo Emanuele Imprudente, si avviano a realizzazione 186 ettari di nuovi impianti tartufigeni. Grazie alla possibilità di utilizzare ulteriori fondi si realizzeranno altri 220 ettari di nuovi impianti con importanti ricadute sul territorio. Cambiamo argomento adesso. L'ASL di Pescara e l'associazione Adricesta Misericordia Pescara hanno illustrato questa mattina un'iniziativa in favore dell'oblio oncologico. Sabato prevista una camminata non competitiva dalle 9 in piazza Salotto. Vogliamo spiegare l'importanza di questa iniziativa, di questo progetto? Cos'è l'oblio oncologico? Allora, l'oblio oncologico è il diritto a non dover dichiarare di essere stati ammalati di cancro quando siano passati 10 anni dal termine dei trattamenti in assenza di recidiva. Può sembrare una cosa di scarso significato, in realtà un soggetto che è in queste condizioni, cioè dove sono passati almeno 10 anni, 5 per i tumori infantili, dal termine dei trattamenti ha lo stesso rischio di morte di un soggetto che non abbia mai avuto il cancro. Mentre se va a stipulare un'assicurazione o a richiedere un mutuo, si sente richiedere un prezzo aggiuntivo
motivo perché è considerato soggetto a rischio e questo non è assolutamente accettabile. Nella realtà ci sono situazioni in cui addirittura la guarigione avviene prima di quel tempo, però se cominciamo a mettere almeno questo tassello, garantiamo diritti a un numero enorme di persone, perché uno pensa ma saranno occasionali, no, non sono occasionali, sono quasi 1 milione di persone in Italia e 1 milione di persone sono tante. E il punto fondamentale poi è anche che questo cambia radicalmente il paradigma, cioè si passa dal concetto del cancro uguale morte al concetto dal cancro si può guarire. Non si guarisce, questa sarebbe una bugia, si può guarire se lo si è trovato per tempo e lo si è curato nel modo corretto. Dobbiamo tutelare i diritti di tutte le persone che ci sono, è impensabile che delle persone, nonostante abbiano superato la tragedia di una malattia, il dolore con la famiglia anche, di un problema, io penso soprattutto ai ragazzini che sono guariti e che si trovano comunque a 25, 30 anni, 40 anni, che se devono iniziare un'attività o devono chiedere un mutuo, hanno delle problematiche ed è inammissibile che venga etichettata una persona, in nessun modo le persone vanno etichettate, soprattutto gli ex malati. Quindi l'oblio oncologico vuole mirare a questo, raccogliere tante firme, almeno 100.000, siamo a quota 75.000 firme, per poter portare poi al Presidente del Consiglio e al Presidente della Repubblica una richiesta fattiva e importante per attivare questa legge che già è stata promessa tante volte e non è stata fatta. Noi ci siamo come Adricesta immediatamente messi a disposizione delle realtà locali per questa iniziativa della camminata, quindi per favore venite tutti a fare questa camminata di solidarietà, perché forse vedendoci passeggiare con le mascherine e quelle cose le persone si chiederanno qualcosa e verranno a firmare. La Regione ha messo a disposizione con apposita legge 400.000 euro per il servizio urbano di Chieti, di cui 250.000 per il ristoro degli oneri contrattuali dei dipendenti di La Panoramica. In una nota diffusa oggi da FIT CGL, FIT CISL e FAISA CISAL, i sindacati dichiarano che ha dell'inverosimile quello che è accaduto nell'incontro tenutosi ieri in Confindustria. L'azienda sarebbe disponibile a mettere in busta paga dei lavoratori le 250.000 euro lorde stanziate dalla Regione e deliberate dal Comune di Chieti, a patto che le stesse maestranze firmino una rinuncia espressa al riconoscimento di una vertenza nazionale sulle ferie pregresse, accettando quale contropartita un valore simbolico di 100 euro, senza aver più nulla a pretendere a fronte di circa 2.000 euro pro capite orientativamente spettanti. Dopo questa inevitabile rottura proseguono i sindacati, il sindaco Diego Ferrara, che ha assistito a tutto il confronto, si è fatto carico di dare mandato all'ufficio legale affinché individui una procedura che permetta al Comune di Chieti di girare direttamente ai lavoratori della Panoramica gli oneri contrattuali sulle loro buste paga, sbloccando uno stallo non più sostenibile. Se le cure del sindaco non riusciranno a garantire questo parto, concludono i sindacati, non ci resta che intraprendere la prevista fase conciliativa della procedura vertenziale, chiamando in causa Sua Eccellenza il prefetto di Chieti. Visitatori in arrivo da tutta Italia per l'ottava edizione dell'Abruzzo Irish Festival, in programma notaresco dal 2 al 4 settembre. Quest'anno previsto un biglietto d'ingresso. Alla doppia cifra già ci sta emozionando e già abbiamo delle idee, ma quest'anno abbiamo fatto un grandissimo salto di qualità, avremo gruppi internazionali per tutte e tre le salate, tra cui un gruppo che ha suonato anche nei più prestigiosi festival mondiali, tra cui il Glastonbury, o è stato anche rappresentante dell'Irlanda per l'Eurovision. Inoltre avremo una grande arena degli spettacoli dove ci saranno spettacoli di fuoco, spettacoli aerei, combattimenti e tutta una parte di rievocazione, di artigianato, e anche i visitatori potranno provare, oltre le solite danze, quindi provare i soliti passi di danza irlandesi e ballare insieme, ma potranno anche suonare strumenti celtici e l'arpa celtica. E inoltre ci saranno anche dei workshop musicali, verrà spiegato come funziona una session irlandese, quali sono tutti quanti i ritmi, e ovviamente poi ci saranno musica sui 5 palchi,
tra gruppi che la metà dei gruppi vengono tutti dall'Irlanda e sono gruppi che suonano ogni giorno nei pub irlandesi. Abbiamo messo un biglietto d'ingresso per avere un maggior controllo dell'afflusso, poi sicuramente il paese è molto grande, le persone riusciranno a disperdersi molto facilmente. Ci aspettiamo molti visitatori, abbiamo iniziato la prevendita da meno di un mese, ma abbiamo prenotazioni da Bolzano fino alla Puglia, quindi arrivano da ovunque, abbiamo un campo tende, già abbiamo un 400 prenotati e stanno arrivando richieste ogni minuto. Il notaresco è abituato a tingersi di verde tutti gli anni e il sol pensiero di non tingersi più soffre, quindi non riusciamo proprio ad abbandonare il gemellaggio con l'Irlanda, e tutto questo è grazie ai ragazzi dell'associazione Innocent Smith che ci permettono puntualmente nei giorni di settembre questo grande evento. Per Notaresco è molto importante sia per la cultura ma soprattutto per le attività che abbiamo sul territorio, diciamo che loro beneficiano alla grande di questo evento. La più importante cover band dei Pink Floyd a Pescara il 5 settembre per finanziare l'associazione di volontariato Ada e Sergio nel progetto AIT, Accoglienza, Integrazione e Territorio. Presentate questa iniziativa che si terrà il 5 settembre al Teatro d'Annunzio, un'iniziativa fortemente voluta da voi, patrocinata dall'amministrazione comunale. Sì, dobbiamo dire innanzitutto grazie al Comune che ci ha dato questa opportunità, ma dobbiamo dire grazie anche a Paintbox, che è la band che con la sua musica riconosciuta a un certo livello ci offre, diciamo, questa opportunità di poter raccogliere dei fondi per il nostro progetto. È un momento particolare dal punto di vista, diciamo, economico, d'accordo, ma è anche c'è un momento particolare per il valore da dare a questa serata, grazie anche alla presenza, insomma, di una vocalist di alto rango dei Pink Floyd. Lo facciamo per beneficenza, ci vengono incontro, sono loro che si offrono, il che è soltanto positivo e ci aiuta veramente sotto tanti punti di vista ed è una spinta in più anche per quello che stiamo cercando di fare per i bambini. Noi abbiamo il progetto AIT, Accoglienza, Integrazione e Territorio, ma non è che non l'abbiamo iniziato, questo progetto è già iniziato prima dell'estate quando la Caritas ci ha coinvolti nel progetto dei bambini ucraini e ci hanno destinato un certo gruppo di bambini. Lì per lì non era nulla, però dopo abbiamo scoperto, diciamo, un fattore abbastanza pesante, erano bambini sordomuti, quindi allora abbiamo dovuto cercare di trovare delle persone idonee, perché oltre ai nostri volontari, la pediatra, le psicologhe, il mago stesso, le insegnanti e i volontari, abbiamo dovuto trovare delle persone che conoscessero la lingua. C'è stato di aiuto una signora ucraina che, nonostante lei fosse sorda, è una persona che conosce la lingua dei segni e ha la fortuna di conoscere il labiale. Sport adesso, calcio di Serie C, Luca Palmiero torna a Pescara, il centrocampista di proprietà del Napoli ha visto finalmente sbloccarsi la trattativa per farlo tornare in Abruzzo, dove era stato nella stagione 2019-2020, a cui si riferiscono le immagini che vedete. L'accordo tra il giocatore e la società del presidente Daniele Sebastiani c'era da qualche giorno, mancava quello tra Pescara e Napoli, fumata bianca che è arrivata in mattinata, e dunque Palmiero in questo modo può riabbracciare i colori che ha indossato già ed essere l'uomo d'ordine del centrocampo a disposizione di Alberto Colombo. Per Palmiero 2 anni di contratto con eventuale opzione per il terzo, nelle prossime ore sarà a Pescara per completare proprio il suo ritorno in bianco-azzurro. Queste sono peraltro le ultime ore di mercato per le società professionistiche, col Delfino che ha definito anche l'arrivo in attacco di Ludomir Tupta, slovacco di 24 anni di proprietà dell'Hellas Verona. Il giocatore ha trovato l'accordo per un triennale con il Delfino e oggi sosterrà le visite mediche e le firme di rito prima di aggregarsi ai compagni che domenica inizieranno il loro cammino in campionato nel girone C di Serie C all'Adriatico Cornacchia contro l'Avellino.
Invece a Teramo il presidente della SSD Città di Teramo, Eddie Rastelli, parla ai microfoni della ripartenza del calcio biancorosso dal campionato di promozione con un pizzico di rammarico perché fino alla fine ha sperato in una categoria differente per quanto riguarda il Bonolis. Rastelli conferma che sarà oggetto di valutazione. Presidente, quindi sarà promozione? Pare che sia promozione, abbiamo avuto questa anticipazione anche per il tramite dell'amministrazione comunale da cui è partita la richiesta di accreditamento nei nostri confronti, per cui il nostro interlocutore sono loro e con loro ci confrontiamo ed è per quello che anche adesso siamo qui. Con l'occasione vorrei appunto ringraziare per il lavoro profuso da parte dell'amministrazione in queste settimane che ci ha visto insomma cercare un comune percorso per salvare il calcio a Teramo e continuare a potergli dare insomma un futuro. È un futuro che ci aspettavamo in un altro modo, ce lo saremmo aspettati l'estate scorsa con il titolo conquistato sul campo, ce lo saremmo aspettati con il cosiddetto Lodo Petrucci che ci avrebbe consentito di ripartire da una categoria immediatamente inferiore. Purtroppo ci tocca ripartire quasi dal fondo. Abbiamo incontrato i tifosi, che la cosa ci rincuora, che in loro c'è tanto entusiasmo e tanta disponibilità nel sostenerci. Non sarà facile nemmeno quella categoria lì perché appunto ci sono le altre squadre che si sono già organizzate lo scorso mese di luglio, per cui noi che arriviamo adesso dobbiamo attrezzarci. Lo stadio adesso sarà oggetto di valutazione. Gli imprenditori che vi hanno dato disponibilità in queste settimane l'hanno data anche per la promozione? Gli imprenditori amici, ne stiamo avvicinando ancora altri eccetera, io credo che confermeranno le loro disponibilità date e sperando che ce ne siano uniscano altri. Qualcuno è uscito, è andato via dal progetto? Non è uscito nessuno. Andiamo in Serie D adesso perché non è dispiaciuta ad Ettore Serra, neopresidente del Chieti, la prima uscita stagionale della squadra, nonostante la sconfitta nel primo turno di Coppa Italia per mano del Porto d'Ascoli si sono viste buone cose in difesa a centrocampo. Nota dolente l'attacco, sembrato leggero e poco incisivo. Proprio in questo reparto sono attesi nuovi innesti, come promesso dallo stesso Serra. Intanto sembrano in procinto di lasciare la squadra il difensore Luca Orlando e il centrocampista Cristian Ventola. Stefano Recanati. Presidente, diciamo che la prima era importante trovare intanto la condizione della squadra, ma soprattutto fare questo finalmente ingresso all'Angelini. È stato bello uscire tra gli applausi, ecco, la prima è di incoraggiamento. No, questo stadio è eccezionale. Io me ne avevano parlato, ho visto delle immagini, ma i ragazzi sono veramente stupendi, ordinati, con un tifo veramente esemplare. Quindi questo sicuramente è importante, quello che abbiamo sempre detto, avere dei tifosi che così è un valore aggiunto e sono sicuro che nel corso dell'anno sarà il famoso dodicesimo uomo in campo, assolutamente. Il risultato ovviamente non ci può piacere perché, come dico sempre, si gioca per vincere, quindi nessuno vuole perdere. Abbiamo già visto alcune situazioni, perché nelle partite vere possono essere viste, perché le amichevole rappresentano ovviamente soltanto un allenamento, quindi sapevamo già, abbiamo avuto la conferma di alcune situazioni che sono da migliorare. Consideriamo che abbiamo diversi giocatori che non erano potuti scendere in campo e altri che arriveranno, quindi siamo fiduciosi, siamo tranquilli. Certo, beh, la squadra, insomma, sarebbe offendere l'intelligenza di tutti quelli che hanno visto la partita, ovviamente ha partito nella zona dell'attacco, questo è normale, quindi sarà quella la zona da rinforzare assolutamente. Ma poi diciamo che come situazione in generale io dico sempre che è fondamentale il centrocampo, perché il centrocampo aiuta l'attacco e la difesa, quindi nel momento in cui abbiamo un centrocampo che peraltro non mi è dispiaciuto totalmente in alcune situazioni, possiamo tranquillamente dare una mano a entrambi i reparti, quindi non c'è assolutamente nulla da rammaricarsi, se non che avevamo due giocatori che avremmo voluto già inserire ma per questioni puramente fisiche non l'abbiamo potuto fare, quindi con quelli forse un pochettino avremmo potuto avere qualcosetta in più anche in attacco. I ragazzi li ho visti che erano molto infastiditi del risultato perché loro ci tenevano a fare bene, sono tutti ragazzi motivati, chi è venuto qui a Chieti è venuto per vincere, per far svoltare la società. Non abbiamo preso
tra parentesi, pensionati o giocatori che devono venire qui per lo stipendio. Qui vogliamo gente che ha voglia di mettersi in mostra. Solo così riusciamo a fare una squadra competitiva. Questo era il nostro ultimo servizio, i contributi che avete visto e non solo, anche tante altre notizie sul sito web www.tv6.it. Il TG6 si aggiorna alle ore 19. Io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.